Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo di un prodotto spettacolare. Chi mi segue da tempo sa che utilizzo i pannelli di Nanoleaf fin da quando ho iniziato il mio lavoro qui sui social e ormai questo è uno di quei prodotti che è entrato a far parte della mia quotidianità. Ma di recente Nanoleaf mi ha contattato inviandomi l'ultimo modello in colorazione black da aggiungere al mio setup. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a vederli un po' più da vicino. Iniziamo dal packaging, che cambia colorazione dal bianco al nero ad indicare il colore dei triangoli. All'interno troviamo del biadesivo, indispensabile per attaccare le nostre Nanoleaf al muro, i connettori in plastica decisamente più resistenti rispetto a quelli della prima versione e ovviamente i triangoli. L'alimentatore questa volta ha il codice per la connessione stampato su di esso, cosa molto apprezzata perché ci permette di averlo sempre a portata di mano quando serve. Una volta montate, la cosa che sicuramente dà più all'occhio è la nuovissima colorazione nera dei triangoli, che crea un bellissimo contrasto in una parete bianca, e quindi già da spente queste Nanoleaf si fanno notare. Una volta accese, la luce filtra in modo perfetto dal pannello nero e, come mi aspettavo, crea degli effetti luce spettacolari. Un'altra cosa che adoro delle Nanoleaf è la possibilità di integrarle con il mio iPhone e l'app casa, che mi permette di gestirle in modo semplice e soprattutto sincronizzate a tutti i miei altri dispositivi. Ma se utilizzate Android non preoccupatevi, perché funzionano anche con Alexa, Google Home, IFTTT e altri sistemi. Una cosa che contraddistingue questi nuovi pannelli della precedente versione è che, oltre ad essere sicuramente più luminosi, sono anche sensibili al tocco. Infatti, se vengono toccati, la luce reagisce di conseguenza. Il nuovo controller, oltre ad avere una forma più sottile, questa volta ha il sensore per muovere le luci a tempo di musica integrato. In questo modo non dovremo più collegare due dispositivi. Ultima, ma sicuramente non meno importante, l'app di Nanoleaf, che ci permette di scaricare centinaia di scene diverse o di crearne di nostre, in modo semplice e veloce, creando così sempre il giusto mood per tutte le situazioni. Da menzionare anche la possibilità di disegnare la figura che vogliamo o farcela suggerire dall'app in base ai pannelli che abbiamo a disposizione. Una volta ottenuto il risultato voluto, avremo anche la possibilità di provarla sulla parete in realtà aumentata e vedere se ci può stare prima di metterci effettivamente al lavoro. Dunque ragazzi, cosa ne pensate di queste nuovissime Nanoleaf Black Edition? Fatemelo sapere nei commenti e se siete interessati ad acquistarle vi lascio il link qui sotto. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!